Naples, a surprising city. Music, dance, theatre and visual arts will give life to a programme of events related to Easter. Introduced at the City Hall, the series of performances will liven up the city during the fortnight from March the 18th to April the 2nd, passing through Piazza Plebiscito, the chapter house of San Domenico Maggiore, Castel dell'Ovo, the complex of Annunziata, the cemetery of Fontanelle, the Casina Pompeiana and the Pan Museum. A Pasqua Napoli sarà, dal punto di vista della cultura e dell'arte, una città sorprendente, ricchissima di straordinarie sorprese. Per chi ama l'arte, per chi ama la cultura, già Napoli, come io dico sempre, è un evento straordinario ogni giorno e quindi può incontrare anche nel periodo di Pasqua, in cui c'è un'atmosfera legata ai temi della religiosità, ovviamente ricchissima e suggestiva, ma davvero potrà, con le iniziative che abbiamo messo in campo, trovare a Napoli un'offerta culturale ed artistica di grandissimo livello. A first appointment is on Friday the 18th in the Church of San Ferdinando with a rare performance of Pergolesi's Stabat Mater revisited by Paisiello. In the Annunziata Church, the actress Rosaria De Cicco will recount stories of women from the South. Events from Monday-Thursday to Easter-Monday will include the fanciful liturgies of the Holy Week with Estaba la Madre performed live by Luis Bacalov, the Stations of the Cross with music by Luciano Berio, the appearance of the Angel in the Church of San Francesco di Paola performed by Lindsay Kemp, the Resurrection by Handel and the projection of Ovo, a musical fairy tale by Peter Gabriel, upon the walls of Castel dell'Ovo. And furthermore, there will be concerts of sacred and secular music, Frida Kahlo's Letters of Love at the Pan Museum, and on Easter evening a concert of bells in Piazza del Gesù. Poi ci sono tante altre cose che accadranno in questi giorni, come il 23 l'inaugurazione dell'archivio sonoro della RAI alla Casina Pompeiana, oppure il 30 la titolazione dell'auditorium di Scambia a Fabrizio De André, insomma un programma che parte da queste ore e arriverà anche dopo Pasqua fino al 2 aprile, quindi un programma molto ricco, intenso e diciamo io poi ci vedo la grande conclusione il 9 aprile con il coro più grande del mondo a Piazza del Plebiscito.